Buonasera, cari telespettatori, siamo questa sera Iris Press TV in diretta con il signor Fabrizio Di Pasquale. Buonasera. Buonasera. Il signor Fabrizio Di Pasquale ci ha ricevuto stasera nel Palazzo Marino per raccontarci un attimo la sua opinione della nostra comunità, la comunità rumena. Certo, sono molto contento di ospitare oggi la vostra TV presso la casa del Comune di Milano, perché so che a Milano ci sono tanti cittadini che sono nati in Romania, che vivono qua bene, che lavorano, che hanno le loro famiglie, che fanno studiare qua i loro figli. E ho avuto la possibilità di conoscere personalmente molte di queste famiglie, ho tanti amici rumeni, alcuni dei quali sono anche qua con voi, e posso dire che certamente anche la comunità rumena, che è numerosa, contribuisce a fare Milano grande, contribuisce a fare Milano una metropoli molto internazionale e contribuisce a fare a Milano una città dove si confrontano molte culture. Poi devo dire che da quando la Romania fa parte dell'Unione Europea, mi sembra che siano stati superati anche tanti problemi e poi noto che ci sono sempre più collegamenti fra Italia e Romania anche dal punto di vista dei trasporti e questo facilita sicuramente anche la presenza di molti rumeni qua. Qualche progetto in particolare che ce lo vuole comunicare, che vi sta a cuore, lo state sviluppando magari in questo momento o in futuro? Ma diciamo, come sanno anche i miei amici, io vorrei battermi perché il Comune di Milano realizzi una casa delle associazioni di tutte le comunità diciamo, presenti a Milano. Quindi mi piacerebbe che ci fosse un palazzo del Comune che fosse dedicato a poter ospitare l'associazione dei rumeni, associazioni di altri paesi, in modo che tutti voi potete avere un luogo di aggregazione, di incontro, e non dovete pagare magari la sala di un ristorante o quant'altro, perché credo che sia molto importante, mentre da una parte ci si sente milanesi, è molto importante coltivare le tradizioni, la cultura, la lingua, che sono cose molto importanti per chiunque. Naturalmente anche per i rumeni. Un messaggio in particolare per la nostra comunità. Ma niente, diciamo, visto che ci sono veramente tantissime cose in comune fra Italia e Romania, quindi sicuramente.